Pope Francis concluded his trip to Latin America with this intense press conference aboard the papal plane. He explained what he was thinking when Bolivian President Evo Morales handed him a crucifix tied to the symbol of communism. Facciamo l'ermeneutica in quell'epoca, no? Spinale, un entusiasta di questa analisi della realtà marxista, ma anche della teologia, usando il marxismo di questo, è venuta questa opera, che anche le poesie di Espinal sono di quel genere di protesta, ma era la sua vita, era il suo pensiero, era un uomo speciale con tanta genialità umana, no? E che lottava, lui era in buona fede, no? Facendo un'ermeneutica del genere io capisco quest'opera. E per me non è stata un'offesa, ma ho dovuto fare questa ermeneutica e la dico a voi perché non ci siano opinioni sbagliate, no? But he discussed much more than just that. He also explained why he spoke in front of thousands of people who are involved in Catholic movements and why he didn't mind being used as a spokesperson. Cosa ho fatto è dare a loro la dottrina sociale della Chiesa, lo stesso che faccio col mondo delle imprese. Pensa che la Chiesa la seguirà in questa mano tesa verso i movimenti? Sono io che seguo la Chiesa qui, perché semplicemente predico la dottrina sociale della Chiesa a questo movimento. Non è una mano tesa con un nemico, non è un fatto politico, no. È un fatto catechetico. The Pope also said he was praying for the success of peace negotiations between Bolivia and FARC rebels and for bishops in Venezuela who face serious tension in their country. Situazioni delicate del continente latinoamericano, penso a Venezuela e penso anche a Colombia. A me preoccupa in questo momento che non si fermi il processo di pace in Colombia. Quello devo dirlo, io mi auguro che questo processo vada avanti. In questo senso noi siamo sempre disposti a aiutare, ma tanti modi di aiuto, ma sarebbe una cosa brutta che non possa andare avanti. Nel Venezuela la conferenza episcopale lavora per fare un po' di pace lì anche, ma non c'è nessuna mediazione, questa che tu domandavi, no? Sì, quello degli Stati Uniti è stato il Signore, ma due cose per caso e poi è andata sola. He also answered some lighthearted questions about how, at 78, he finds the energy to carry out these papal trips. L'abbiamo visto in questo viaggio, l'abbiamo visto lungo questi due anni e mezzo. Qual è il suo segreto? Qual è la sua droga? Volevo domandare lui. La droga? Ma il mate mi aiuta, ma non ho assaggiato la coca, questo è chiaro, It was an hour-long press conference thousands of miles up in the air in what has become a kind of tradition, where Pope Francis takes questions from journalists at the end of his papal trips.